Credo che la Brambilla sia appunto la persona meno adatta a fare le critiche ai film. In ogni caso non meraviglia che dica quello che dice, insomma, è ovvio che lo deve dire e poi lo direbbe comunque, anche se non lo deve, insomma, lo dice perché effettivamente deve fare la difesa di se stessa, del suo governo, del suo premier, eccetera, deve farlo, no? Perché è dentro il carrozzone e di conseguenza solo che sbaglia quando collega l'immagine negativa dell'Italia al film della Guzzanti. Io ho visto i trailer, lì casomai viene fuori un'immagine positiva, viene fuori un'immagine d'Italia critica che dà una visione, una versione diversa dei fatti che non è quella ufficiale. Casomai a farci fare brutta figura nel mondo non è certo la Guzzanti, ma è il suo capo di governo che da 20 anni a questa parte ci ha fatto essere la barzelletta globale del pianeta e ha fatto guadagnare giustamente i satirici di tutto il mondo. Non siamo noi a far denigrare o a denigrare il nostro paese, ma è il suo governo, è le azioni del suo governo, l'incapacità di questo governo con una maggioranza così bulgara e con la vittoria, la recente vittoria elettorale, incapace di fare le riforme che ha promesso e che non riuscirà e non potrà fare. Quindi a fare brutta figura ci sono loro, giustamente, c'è questo governo, giustamente, e a farci fare brutta figura di fronte al mondo intero non è la Guzzanti, ma appunto sono loro. Arriva. Mi stai mica recitando, Sì, oh, certo. Madonna. No, ma tanto non ci va questa parte qui, vai tranquilla. No.
No, si ferma a 2 e mezzo, 3 minuti. Qui siamo a 6, per cui. Sì.